pesciolino tipico dei nostri fondali che tutti i bambini conoscono. In italiano è conosciuto come donzella. Nascono femmine ma poi diventano maschi, quindi anche la nostra cooperativa è nata femmina, è nata donna, ma poi si è evoluta e ha cambiato forma. E per noi è stato abbastanza difficile iniziare a avere a che fare con i pescatori. E la prima volta che siamo andate in mare insieme ai pescatori avevamo paura perché se fosse andata male la pescata saremmo state fregate. Invece hanno pescato 30 ricciole e abbiamo battezzato la nostra attività. Questo mare racconta tante storie, c'è tantissima tradizione e c'è tantissimo ambiente meraviglioso. Siamo all'interno dell'area marina protetta di Portofino, c'è Camogli, che è chiamata così perché dal genovese cade Mugé, che vuol dire casa delle mogli, dove sono queste case alte, colorate, i pescatori stavano fuori tanti giorni. È chiamata così perché dal genovese cade Mugé, che vuol dire casa delle mogli, dove sono queste case alte, colorate, i pescatori stavano fuori tanti giorni. Quando tornavano, la moglie era alla finestra e il pescatore riconosceva la casa dal colore. We are from Solothurn, Cassnold. We had an excellent snorkeling trip and we enjoyed it very much to see the fishes and the sea world of Liguria. Ci sono un sacco di attività che insistono sul mare e in particolare su un'area marina protetta, ma che in qualche modo contribuiscono anche a monitorare lo stato del mare. Sotto c'è una vita che occupa ogni spazio. Se dovessimo far parlare un delfino che invece passa per caso dall'area marina protetta, lui direbbe: è bellissimo qui, se ci fossero meno barche sarebbe anche meglio. La tonnarella è un sistema di pesca tradizionale, le prime testimonianze risalgono al 1600 e consiste in un labirinto per i pesci, praticamente una trappola in cui i pesci si inseriscono seguendo le correnti. Noi facciamo una videoconferenza dal fondo del mare, ovvero c'è un video operatore subacqueo che si immerge e trasmette in diretta le immagini della propria esplorazione, interagendo con i partecipanti. Quest'anno scolastico abbiamo coinvolto 130 istituti scolastici per 7.500 ragazzi. Portiamo in piazza, in mare, il pubblico ha la possibilità di fare un'immersione direttamente vedendo quello che vede il subacqueo in immersione e parlando col subacqueo in immersione. Il pubblico potrebbe essere in Svizzera e vedere esattamente quello che succede in quel momento a 30 metri di profondità all'interno dell'area marina protetta di Portofino.